è stato fatto un grosso lavoro nell'ambito delle mie deleghe, però come ricordava bisogna continuare, bisogna fare ancora meglio di quello che è stato fatto in deleghe importanti come il lavoro, le grandi vertenze che ho avuto modo di gestire, in cui la mia presenza insieme ai sindacati, che ringrazio per il supporto che hanno dato, spesso ha risolto la questione, e quindi dobbiamo continuare da questo punto di vista, così come nel sociale, tante misure che abbiamo messo in campo, voglio ricordare il caregiver, vita indipendente, il fondo specifico per l'autismo che prima non c'era, il dopo di noi, abbiamo un piano molto importante con una risorsa finanziaria rilevante di oltre 450 milioni, quindi dobbiamo continuare a impegnare queste somme e cercare di mettere in campo le misure più importanti. Oggi inauguriamo la sede, che deve essere un luogo di incontro, di confronto, l'ho avuto proprio in centro a Terno per ascoltare la gente, per migliorare ulteriormente l'azione politica e l'amministrazione. Questa è la mia caratteristica, quello di essere disponibile, di rispondere al telefono, di ricevere, sentire, perché poi le persone sono il vero front office che ci fanno capire quali sono le problematiche reali. Quindi voglio continuare, qualora gli abruzzesi e i teramani mi diano ancora fiducia, per cercare di dare ancora lustro a questo bellissimo territorio, ma soprattutto per andare incontro alle persone in difficoltà per il lavoro, per il sociale, quindi la situazione difficile che logicamente è stata aggravata questa legislatura da una pandemia, da un'emergenza mondiale che nessuno si aspettava, che ha rallentato un po' il programma elettorale, ma dobbiamo rilanciarlo e fare ancora meglio.